Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio di Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un fumetto uscito in anteprima a Lucca 2019, Mercy di Mirka Andolfo, con il primo volume La Dama, il Gelo e il Diavolo. Pubblicato da Panini Comics, è un cartonato a colori di 68 pagine e costa 12 euro per la versione regular e 14 per quella variant, che sfoggia una cover di Umberto Ramos che credo tutti odino tranne me. E infatti ho preso quella. Un po' caro? Probabilmente sì. Effettivamente, anche rispetto ai precedenti lavori dell'Andolfo, il prezzo è altino per il numero di pagine, ma è Panini ci siamo abituati. Mirka Andolfo probabilmente la conoscete, è una delle fumettiste italiane al momento più apprezzate all'estero. Come autrice completa ha creato le serie Sacro Profano e Contro Natura, la seconda pubblicata persino negli USA da Image Comics e in molti altri paesi in giro per il mondo. Come disegnatrice invece ha lavorato sia per Marvel che per DC, ma anche per la francese Glénat, dove ha realizzato le cronache di Under York sui testi di Sylvain Romberg. Disponibile fra l'altro anche in Italia per Panini, dovrebbe essere uscito o in uscita il secondo volume. Personalmente non ho mai approfondito le sue opere, ho letto soltanto il primo volume di Contro Natura, che comunque mi è piaciuto, non so bene per quale motivo, ma poi non ho preso i seguenti, credo più per distrazione che altro. Ma parliamo di Mercy, un fumetto che, direi caso più unico che raro, è stato addirittura anticipato da un brevissimo cortometraggio, lo potete trovare sul sito gotmercy.me, e anche da un trailer cinematografico, che, devo ammettere, quando l'ho visto in sala prima di Joker, l'avevo preso per la pubblicità di un profumo inizialmente. Ma parliamo un po' del fumetto. Siamo nella cittadina di Woodsburg, nello stato di Washington. Il periodo, così a occhio, è intorno al 1800 e il paese è stato al centro di un male antico e indicibile. Come apprendiamo dal prologo nelle prime pagine, un male che pare però essere stato sconfitto grazie all'esplosione della miniera cittadina, ma a caro prezzo, portandosi via infatti numerose vite, compresa quella del marito, nonché proprietario della miniera, di una delle protagoniste della saga, Lady Swanson. Ma ovviamente questo male è destinato a riemergere. Qualche anno dopo prende il via la nostra storia, incentrato sull'arrivo in città della mefistofelica, anche dal nome, Lady Helene, in concomitanza proprio con l'anniversario dell'esplosione. Attorno a lei si muovono gli altri personaggi, la devastata vedova Swanson, i fratelli Jonathan e Betsy e la piccola Rory, orfana mezza nativa americana dal passato triste e misterioso. Ma cosa sono le misteriose piante vermiglie che spuntano dai corpi martoriati? Chi sono davvero gli sconosciuti? E cos'è il diavolo di Woodsburg? Questo primo volume dei tre previsti non ci fornisce risposte chiare, ma dà il via a una saga horror ricca di mistero. Inquietante il tema, approfondito i protagonisti, Mirka Andolfo dimostra ancora una volta di saper scrivere un fumetto. Resta da parlare dei disegni, ma qui metto le mani avanti, parlo puramente di gusto personale. È innegabile che l'Andolfo sappia disegnare, e più che bene, lo dimostrano i numerosi lavori che le sono stati affidati, ma inevitabilmente devo darvi il mio punto di vista, e devo dire che sinceramente non riesco ad apprezzarla al 100%. Se mi piace molto come realizza i personaggi femminili, sexy ed affascinanti, non riesco proprio ad apprezzare come ritrae gli uomini, li trovo tutti indistintamente troppo efebici, che siano dei damerini impomatati o degli alcolizzati sfruttatori di bambini, e trovo che questa caratteristica stoni un po' in un fumetto così horror e dark. Dal punto di vista squisitamente grafico, ho sinceramente preferito Contro Natura, dove forse grazie alla componente furry questo tratto non spiccava così tanto. In ogni caso, ribadisco, è puramente gusto personale, e se a me non piace troppo, so che ad altri fa impazzire. Quindi, ricapitolando, sicuramente comprerò il seguito quando uscirà. Mi è piaciuto e vi consiglio di dargli un'occhiata. È un fumetto sicuramente sopra la media, gusto personale a parte. Ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo video e ancora meglio iscrivetevi al canale Telegram che vi avvisa ogni volta che ne pubblico uno, se volete seguitemi anche su Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video.